Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Oggi siamo qui per parlare di una bella un notizia, un evento. evento che aspettavamo già da metà stagione noi, Quando ovvero l'esonero di Mr. Booking. è arrivato finalmente Questo esonero è arrivato, questa separazione è arrivata. Noi siamo molto contenti perché siamo, diciamo, quella sponda che non ha criticato per il suo metodo di allenamento, ma per l'andamento molto altalenante di quest'anno della della stagione. squadra. Però io l'ho detto sin dall'inizio che questo allenatore era un po' mediocre perché non sapeva leggere le partite, insomma. Su molte partite ha avuto difficoltà a leggerla, soprattutto con cambi, e possiamo anche dire che lui un 12 fisso non l'ha mai trovato. No, l'ha trovato solo Diciamo, alla fine. l'equilibrio alla fine ha trovato con Armenteros, che comunque levava un po' di incombenza a coda, però diciamo sì, ci ha portato nei playoff, lo ringraziamo, ed è finita con un 3-0. Non è colpa solo sua, perché anche i giocatori entrano in campo, non hanno messo la voglia, è giustissimo tutto, ragazzi. Però comunque chi li mette in campo, chi li vede durante la settimana è il mister. Noi li possiamo vedere una volta a settimana quando fanno allenamento a porte aperte, però E è poi la sempre, partita, poi e poi durante durante la partita, però comunque è sempre il mister che decide alla fine chi è più motivato ad entrare in la partita. Poi campo. non ha avuto un modulo fisso, cosa che altri allenatori, ad esempio Venturato del Cittadella, ha fatto tutta la stagione con lo stesso modulo e sta per andare in Serie Ah, poi diciamo che comunque abbiamo perso dei punti per strada, un po' per colpa della squadra, A. Subito, un po' subito. per l'assetto tattico in campo, clamorosi, che comunque ci hanno estromesso anche dalla promozione diretta. Punti fondamentali come il Livorno, come il Cremonese, Lacremonese, alla alla Spezia. Spezia. E quindi ragazzi, questa separazione è avvenuta, dato che c'è questo evento, quindi vi invitiamo a iscrivervi al canale, perché ovviamente non sentirete più la parola Mr. Bucchi, quindi siete più felici e vi dovete iscrivere al canale. Sì, e poi ci sono due novità già. C'è una novità è ufficiale, che l'anno prossimo Frankie Kennedy non sarà più il nostro sponsor tecnico, ma si passa a K. Cappero, cappero per cappa. E i primi nomi di corridoi che si fanno per allenare il Benetton sono quelli di Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, che adesso scade il contratto. Poi Davide Nicola, Venturato proprio, che io lo vorrei sulla panchina del Sì, Benetton. comunque abbiamo visto la vittoria di 2-0 ieri con il Verona. Sì, che ha dominato una partita ieri, Venturato, col suo Cittadella. E poi Iachini anche lui mi piacerebbe molto sulla panchina Quindi nomi del Benetton. molto importanti, comunque di Perché secondo me spessore. l'anno prossimo può andare direttamente alla promozione diretta. Al di là diciamo, dei rinnovi, non ci esponiamo al momento sui giocatori che potranno rimanere, perché ancora non c'è una notizia definitiva, Però quindi. alcuni già hanno dato l'addio, tipo Asensio, Vabbè, Ricci, giocatori in Pandolini, prestito Pesco. comunque già si hanno dato l'addio. E nulla, ragazzi, iscrivetevi al canale come abbiamo detto in precedenza, condividete il video e lasciate un bel like che è gratis. Nei prossimi giorni ci sarà un video molto importante per noi, perché è un video che riguarda uno dei nostri sponsor, Dei main quindi, sponsor, uno dei nostri main sponsor. dovetelo condividere a manetta, lasciare tanti like. Vi ringraziamo come al solito per il Grazie che sostegno. stiamo arrivando quasi ai 500 like in poco In poco tempo. tempo, E perché abbiamo ricreato ricordiamo, sì, il canale. abbiamo ricreato il canale perché ce l'hanno chiuso quello precedente, non si è capito mai il motivo, perché noi abbiamo comunque contattato YouTube, ma non si è capito. Anche adesso ci hanno tolto un Un video video. che non si è capito, non capiamo il motivo, ragazzi, ve lo diciamo molto Papà. liberamente. E nulla, un babbasone a tutti. E sempre forza Benevento, con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento.